Ciao Makers e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Quest'oggi finalmente un progetto realizzato interamente con scarti che avevo qui nel laboratorio. Di conseguenza potete prendere spunto per realizzare qualcosa di moderno ma allo stesso tempo economico. Per quelli di voi che sono in zona Milano, sappiate che è confermato. Sabato 24 febbraio dalle 15 alle 18 sarò al lobby di San Giuliano Milanese. Se volete fare due chiacchiere, venirmi a salutare e vedere quali progetti realizzerò, passate a trovarmi. Ora vi lascio la visione del progetto, ma guardate il video fino alla fine perché poi c'è sempre l'anticipazione al progetto di sabato prossimo, che sarà una chicca. Può capitarvi di dover realizzare più e più volte lo stesso pezzo. Questo perché magari quel pezzo fa parte di un oggetto finale che comprende più e più volte lo stesso pezzo, che è il mio caso attuale, oppure quel pezzo è lo stesso oggetto finale. Nel mio caso ora devo realizzare più e più volte lo stesso oggetto o pezzo per realizzare l'oggetto finale. Potrei utilizzare una tecnica differente, un po' più complessa, però mi manca una fresa, una particolare fresa. Di conseguenza vado a replicare più e più volte lo stesso pezzo per poi creare l'oggetto finale. Per farlo di cosa ho bisogno? Di una dima, di una fresa a copiare, con il cuscinetto a copiare, e una fresatrice. La fresatrice e la fresa con il cuscinetto ce l'ho, la dima la faccio come? Io la faccio con la CNC adesso per semplificarmi il lavoro, ma una dima è semplicissima da fare. Si stampa l'immagine che si vuole realizzare o si va a ricalcare se deve essere replicata da un oggetto già esistente. Si va a ritagliare in modo grossolano con il seghetto alternativo e poi si va a limare con una levigatrice per portare il pezzo più identico possibile alla traccia segnata. Io ora vado a realizzare questa dima con la CNC e poi vado a replicare lo stesso pezzo più e più volte con la fresatrice. Bene, dima completata, ora devo rifinirla un attimo con la carta vetrata e successivamente utilizzerò questa dima per ritagliarmi tutti i pezzi uguali. Da dove li vado a tagliare? Da degli scarti che ho lì dietro e che desidero liberare. Di conseguenza prendo gli scarti e poi vi faccio vedere come utilizzare la dima per replicare i pezzi. Benissimo, ecco un po' di scarti che avevo qui, pezzi tagliati a destra e a sinistra. Cos'è che vado a fare ora? Vado a marcare con la dima il pezzo che dovrò poi ritagliare. Ecco qui, qui me ne vengono fuori due capovolte. Ora ho tracciato la sagoma della dima che dovrò poi replicare. Prima di andarla a fresare però vado a ritagliarla con il seghetto alternativo stando leggermente al di fuori del segno, circa un 2 mm. Quegli ultimi 2 mm là poi andrò a rimuoverli con la fresatrice e la fresa col cuscinetto a copiare.
ho terminato anche con il segreto alternativo. Adesso prima do una pulita e poi utilizzo la fresatrice con la fresa e il copiatore per rifinire tutti i pezzi e poi li assemblo assieme. Allora, per prima cosa devo andare ad unire la sagoma con il pezzo che ho appena realizzato. Se fosse un pezzo di materiale che non deve essere rovinato da entrambi i lati, utilizzerei del biadesivo. In questo caso un lato può rovinarsi e di conseguenza vado a mettere due viti che mi tengano la sagoma assieme al pezzo da lavorare. Successivamente poi la svito e la riavvito ogni volta su un pezzo nuovo. Perdo sempre la mia valigetta, sembra quasi si nasconda apposta. Allora, la punta per forare, tac. Bene, ora la sagoma è attaccata al pezzo di legno, non mi resta che prendere la fresatrice, eccola qua, cambiare la fresa e poi fresare pezzo per pezzo. In alternativa potete fare questa lavorazione al banco fresa, ovviamente se avete un banco fresa. Se non ce l'avete potete realizzare il mio, vi lascio il link qui in alto. Questo cosa comporta? Risparmio di tempo perché non devo bloccare il pezzo con i morsetti, basta che lo vada a spingere sul copiatore e il gioco è fatto. Benissimo, ora ho realizzato tanti pezzi tutti uguali tra loro, identici. Non mi resta che unirli assieme, lo farò con un po' di colla vinilica e qualche chiodo. Una volta uniti andrò a dargli una levigata e poi, e poi decido se dipingerli o no. Secondo voi?
Benissimo, ecco qui terminata la mensola. Quasi. Allora, ora devo levigarla con prima una carta grossa, poi una carta fine. Successivamente vado a realizzare una cornicetta qui per fare finta che questa spunta sia all'interno di una casella. E la cornice poi mi servirà anche per posizionare i chiodi, no, i fori per appenderla poi. Devo ancora decidere se realizzare dei fori per una ferramenta di quelle con l'asse lunga che entra nella mensola e quindi non si vede, oppure ho lo spazio, posso anche mettere un'asoletta in metallo dove poi si andrà ad agganciare su dei chiodi, su dei tasselli ad L. Quindi levigatura e cornice nera. Bene, avvitata anche la parte retro, la mensola è quasi terminata. Ora devo andare ad applicare queste attaccaglie. Come vado a farlo? Beh, prima realizzo il foro dove dovrà entrare il tassello a L e poi posso fare una fresata in modo che la stessa attaccaglia vada ad inserirsi all'interno del legno e non facendo spessore, quindi. Per farlo vado a riportare il disegno sulla parte retro e successivamente potrei utilizzare uno dei due fori inserendo nuovamente questa vite. Quasi quasi faccio così. Prima parto però dal fare il foro per l'inserimento del tassello, quindi uso una punta Forstner.
Bene makers, se anche questo progetto vi è piaciuto, come al solito smartellate il pollice in su. Io ringrazio come al solito i Patreon presenti nel Patreon Wall. Tra l'altro ne approfitto per salutare e dare il benvenuto ai nuovi arrivati. E quindi benvenuto a Massimo, a Daniele Feola e Daniele Moratelli. E un benvenuto ad Urban Work. Grazie ragazzi, benvenuti nel Patreon Wall. Tra l'altro vi anticipo che questa settimana vi arriveranno ottimi contenuti. I maker di questo video sono Dario, che ha realizzato questa bellissima soundbar. Veramente complimenti, hai scelto un ottimo contrasto di colori tra le due parti, quella nera e quella color legno. Ottimo lavoro, complimenti. Il secondo maker di questo video è Gian Domenico, che ha realizzato dei morsetti simili ad uno dei miei primissimi progetti, che non vi invito ad andare a vedere perché sono parecchio imbarazzanti, e ha realizzato anche un ciclone separatore. Complimenti Gian Domenico, gran bel progetto. Se anche tu vuoi vedere i tuoi progetti nei miei video, beh, invialo all'indirizzo email che trovi in descrizione, matleit@gmail.com. Io aspetto quelli di voi in zona Milano, a San Giuliano Milanese, al lobby di San Giuliano Milanese, il 24 febbraio, dalle 15 alle 18. Per tutti gli altri, vi do appuntamento a sabato prossimo, perché tutti i sabati c'è il video di Matley. Ciao makers!